operatori del gruppo Fonomagori, suona un flauto traverso in bucchero, interamente in bucchero, è un unico pezzo e anche un pezzo unico, diciamo. E non vi deve meravigliare questa cosa, perché è uno strumento che in realtà nella sua natura nasce, è stato trovato in osso e con parti in bronzo. Come detto, questo qui è stato rifatto in maniera decisamente fedele da un artigiano toscano, completamente in bucchero. E noi lo chiameremmo flauto traverso. In realtà è uno strumento che ha una storia incredibile, che parte già ad essere raffigurato in epoca assira. Voi dite che cosa c'entra con il periodo etrusco? In realtà c'è, perché noi lo ritroviamo rappresentato in questa urna cineraria, e che ora si trova appunto nell'antico arte di Borgia dei Volumi di Perugia. È indubbio che sia quello strumento lì, è suonato orizzontalmente. Possiamo dire che non è una cosa così, diciamo, utilizzata quanto gli auloi, i doppi flauti orizzontali, no? che conoscete tutti, però effettivamente c'era. Quindi oggi vi abbiamo voluto portare anche un qualcosa di molto particolare a far vedere. Scusandomi per la digressione, torno subito alla presentazione del libro. Dopo i saluti del consigliere Paolo Paoletti, delegato alla cultura del comune di Nepi, prende la parola il direttore del museo, Stefano Francocci. Mi fa piacere vedervi molto numerosi, del resto immaginavo che ci sarebbe stato un grosso interesse, come c'era stato già prima, quando un paio di anni fa abbiamo presentato un altro volume a tavola con i romani, con sempre i banchetti. Seguirà il professor Stefan Steingraber, noto etruscologo, professore presso l'Università degli Studi di Roma III, in questo caso autore della prefazione del libro stesso. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore di presentare questo libro già quasi 2 anni fa, in una sede, diciamo, niente contro la sede di Nepi, però trovi una sede ancora più prestigiosa, cioè il Campidoglio di Roma, e questo mi ha fatto molto piacere. Sì, sono stato tante volte su Campidoglio, però forse per me il ricordo prima più bello era l'84, quando da giovane archeologo e etruscologo ho ricevuto un premio della città di Roma per il mio libro sulla topografia etrusca, diciamo Etruria, città e necropoli dell'Etruria. Ma adesso i tempi sono passati. Grazie professore, grazie. Lasciamo la parola all'autore. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Io dico subito 2 cose. La prima è che è complicato parlare di qualcosa, anche se l'ho scritto io, dopo che ha parlato una persona che ha fatto la storia dell'etruscologia come il professor Steingraber, che io non finirò mai di ringraziare, non solo per aver fatto la prefazione del mio libro, ma anche perché io sono stato un suo, lui dice non lo raccontare, questa cosa mi invecchia, ma io sono stato un suo studente all'università e quindi sono stato un privilegiato, lo dico tranquillamente, perché insomma ho studiato con una delle menti etruscologiche più attive di tutto il Novecento, e tutti i libri che ha scritto lui per noi sono stati un faro. Alcuni non erano molto interessati a questo faro, devo dire la verità, però succede, insomma, quando si fa lezione non è che tutti sono interessati in quello che uno fino in fondo, no? Perché magari pensano poi di fare altri lavori da grandi. Però devo dire che lui riusciva a rendere a volte semplici dei processi antropici a volte molto complessi, e ci affascinava, per cui grazie professore, io non smetterò mai. Un po' esagerato. No, è la verità, non smetterò mai di ringraziarla per tutto. Detto questo, l'altra cosa che volevo dire è che mi fa sempre piacere vedere di sabato pomeriggio, con giornate anche belle come oggi, tanta gente che viene in un museo per sentire raccontare una storia che, insomma, specialmente oggi, qui in questo caso, vi riguarda abbastanza da vicino. E a tavola con gli Etruschi, qualcuno che magari un po' si intende di queste cose, o comunque si intende di storia, quando avrà letto questo titolo si sarà posto una domanda, avrà detto come fa Franchetti a parlare di ricette se non abbiamo ricette etrusche. Effettivamente noi ricette etrusche, come è stato già ampiamente sottolineato, non ne abbiamo in nessuna maniera. Quindi
per poter, però noi ormai da anni, io e l'archeocuoca, andavamo in giro su e giù per l'Italia, anche all'estero, a presentare il libro sui Romani, e specialmente quando andavamo in quella che noi chiamiamo l'Etruria propriamente detta, cioè quella che va dalla Toscana più o meno, che va dall'Arno alla riva destra del Tevere, beh, i direttori dei musei, è successo a Chiusi, è successo a Firenze, è successo in parecchi posti, ci hanno detto, vabbè, ma quando è che parleremo di alimentazione etrusca? Non è proprio la stessa cosa, diciamo, perché i Romani avevano scritto tutto, bisognava solo mettere insieme tutto e dargli un senso, più che altro, e più che altro spiegare perché i Romani mangiavano in quella maniera lì, che è quello che ho fatto con quel libro. Con gli Etruschi, che non ci lasciano nulla sulle ricette, come vi immaginate, il lavoro è stato molto più lungo e molto più complesso. Ci sono voluti 3 anni e mezzo. In questi 3 anni e mezzo io ho cercato di mettere a sistema, come dicono quelli che sono bravi in matematica, io no, però rubo il termine, una serie di dati che sono quelli che vi hanno già anticipato. Cioè, io per farmi un'idea di quello che potevano mangiare gli Etruschi, ho messo insieme 3 grandi canali di informazione. Uno erano le fonti antiche, però lo vedremo, vanno presi con le molle, e vi spiegherò il perché. Naturalmente le immagini che ci restituisce l'arte etrusca, specialmente quella funeraria, e poi naturalmente i dati di scavo, quindi i giornali di scavo, per capire che cosa effettivamente è stato trovato di organico scavando in contesti abitativi e funerari, perché quelle cose evidentemente gli Etruschi ce l'avevano. Sono stato fortunato perché ho potuto, diciamo, contare sulla collaborazione del CNR, che mi ha gentilmente dato molte foto fatte al microscopio elettronico di reperti organici, quindi indubbiamente c'erano, chi vorrà le troverà nel libro. Allora, Cristina, come ho detto, è una bravissima archeocuoca. Vedete, qui ci sono una serie di pani etruschi, nel senso che sono fatti con vari materiali, sono di farro naturalmente, sono di ghiande. Guardate qui, anche per quanto riguarda la parte verdure, voi oggi assaggerete questo, vero? Sì. No, perché sennò... Dicono subito, castagne e cipolle. È qualcosa di molto particolare, che non capita tutti i giorni. E poi c'è anche il miele insieme, vero? Mi saprete dire. Che sapore ha questo? È buonissimo. Ma di che sa? Di cipolla? Sa di etrusco. È un sapore incredibile che vi risveglierà il palato, come se fosse un qualcosa di antico riportato in vita. Non lo possiamo sapere naturalmente, però la suggestione è saluto con cui qualcosa dedicata alle donne da parte degli Etruschi, però purtroppo non ce l'ho e quindi ho dovuto cercarmelo fra quello dei Greci. Quello che vedete è considerato il più antico e l'unico segmento di musica greca antica giunta fino a noi intatta, completa. È un epitaffio, quindi immaginatevi che è una cosa funeraria. Nella forma del distico elegiaco, quindi è un esametro e un pentametro, immaginatevi i più alti canoni della poesia latina, per esempio, che usavano lo stesso metro. È stato trovato in Turchia, oggi a Copenaghen, e chiamato l'epitaffio di Sicilo perché effettivamente c'è, cioè, questa persona si rivolge alla moglie morta dicendogli delle cose bellissime che adesso io vi dico. Vedete, nella parte iniziale, Econolitos, allora dice: io sono la pietra, e qui mi apposto Sicilo a ricordo eterno di un amore immortale, cosa bellissima se vogliamo, no? Poi vedete che ci sono quegli strani segni al centro, che dividono le due strofe,
quelli i musicologi li hanno interpretati come note musicali, li hanno trasferiti in musica, in pentagramma, che è quello che vedete sotto. Effettivamente, suonandolo, uno scherzando dice sa di greco, perché vi accorgerete che è proprio un'atmosfera proprio greca, come ce la potremmo immaginare. E poi si sono accorti che c'è un'altra parte di testo, no? Che neanche a farla apposta è il testo della canzone. Quindi c'è musica e parole. E le parole sono, nonostante sia un epitaffio, sono un inno alla vita. E questa è una cosa molto bella. Ed è con questo che vi voglio lasciare. Perché dice, dice sorridi, vivi, mostrati al mondo, perché la vita è breve. E poi arriva chi? Cronos, che è il tempo, esige il suo peso. Quindi è come dire, insomma, non ci curiamo delle cose banali, viviamo, sorridiamo, mostriamoci al mondo perché la vita è breve ed è bello viverla allegra. Io ve la faccio sentire e vi saluto con questa, ringraziando voi per l'attenzione, il direttore per l'invito. No.